In un noto libro del 2007, uno studioso inglese, John Harry, si intitolava Mobilities, diceva che viviamo in una società on the move, cioè una società sempre più movimento. È una società molto diversa da quella del passato in cui invece si era costretti all'immobilità. E i motivi per cui si è sempre più movimento sono fondamentalmente quattro. È sempre più consistente la popolazione mondiale urbana, è aumentata fondamentalmente la motorizzazione di massa, è aumentata l'urbanizzazione e soprattutto i paesi sono sempre più ricchi. La mobilità quotidiana è sempre più consistente con delle conseguenze importanti sui trasporti che ormai hanno realizzato dei volumi di presenza sempre più elevati. In Italia vi sono 60 milioni di veicoli, 40 milioni di autovetture, con un parco veicolare purtroppo oltre che molto vecchio anche molto inquinante. Questo richiede di fare delle politiche di decongestionamento di questo parco veicolare, delle politiche che possano portare ad uno spostamento modale verso delle forme di mobilità pubblica, attiva, che possano essere integrate con le politiche di altra natura e soprattutto delle politiche dei trasporti integrate con delle politiche degli insediamenti e dell'urbanizzazione che possano portare attraverso una migliore distribuzione dei servizi o delle opportunità, come diciamo noi, a ridurre i tempi degli spostamenti e a migliorare la qualità della mobilità e dei trasporti in generale.